In tanti in questi giorni avranno, e sicuramente anche voi avrete visto il video di Kate Middleton nello scorso venerdì annunciare al Regno Unito e al mondo intero di essere affetta dal cancro. Un video che ha unito tutti dal punto di vista emotivo per la gestione delle emozioni e ci ha portato a delle riflessioni legate alla Casa Reale, a quello che accade adesso a Buckingham Palace, alle preoccupazioni e alla solidarietà del mondo. Passato un po' di tempo, però, è anche giusto, per doveri di informazione, fare delle prime analisi, perché questo è un mondo dove, sapete, ormai si mette in dubbio tutto, persino la parola del conduttore in questo momento in diretta, ma non per l'autenticità della parola, bensì per le immagini, per il video, perché ogni video potrebbe essere un fake, un video finto. E in tanti hanno insinuato questo sul video di Kate Middleton. Probabilmente c'è l'intelligenza artificiale dietro. Smentito, ovviamente, ma dopo le polemiche di 2 settimane fa legate alla foto di Kate Middleton in mezzo a figli e tutto ciò che coinvolge il sistema della famiglia reale, i dubbi sono arrivati ancora oggi a bussare alla nostra porta. E allora ne parliamo con William Nonnis. William, buon pomeriggio, eccoci qua. Ciao, buon pomeriggio. Allora, io ti mostro il video di Kate Middleton, che ovviamente è il video attenzionato, nelle sue parole ascolteremo il tutto e poi entreremo nel cuore di questo argomento. E allora vai col video, regia. Volevo cogliere l'occasione per ringraziarvi personalmente per tutti i meravigliosi messaggi di sostegno e per la vostra comprensione mentre mi stavo riprendendo da un intervento chirurgico. Sono stati un paio di mesi incredibilmente difficili per tutta la nostra famiglia, ma ho avuto un fantastico team medico che si è preso molto cura di me, cosa di cui sono molto grata. A gennaio ho subito un importante intervento chirurgico addominale a Londra e allora si pensava che la mia condizione non fosse cancerosa. L'intervento è andato bene, tuttavia gli esami effettuati dopo l'operazione hanno riscontrato che era presente un cancro. Il mio team medico mi ha quindi consigliato di sottopormi a un ciclo di chemioterapia preventiva e ora sono nelle fasi iniziali di quel trattamento. Questo ovviamente è stato un enorme shock e William ed io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire questa situazione in privato per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, ci è voluto del tempo. A me è servito del tempo per riprendermi dall'intervento chirurgico importante e iniziare il trattamento. Ma cosa più importante, ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse appropriato per loro e per rassicurarli che starò bene. Come ho detto loro, sto bene e divento più forte ogni giorno, concentrandomi sulle cose che mi aiuteranno a guarire, nella mia mente, corpo e spirito. Avere William al mio fianco è anche una grande fonte di conforto e rassicurazione, così come l'amore, il sostegno e la gentilezza che sono stati dimostrati da tanti di voi. Significa così tanto per entrambi. Ci auguriamo che capirete che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy, mentre completo il trattamento. Il mio lavoro mi ha sempre portato un profondo senso di gioia e non vedo l'ora di tornare quando potrò, ma per ora devo concentrarmi sul recupero completo. In questo momento penso anche a tutti coloro la cui vita è stata colpita dal cancro. Per tutti coloro che affrontano questa malattia in qualunque forma, per favore, non perdete la fede o la speranza. Non sei solo. Allora, usciamo un attimo dal contesto emotivo perché chiaramente le parole di Kate Middleton vanno a toccare il cuore del Regno Unito, che è il nostro, ovviamente tutta la solidarietà del caso. Usciamo un attimo da questo e con William analizziamo proprio l'aspetto del video, perché tanti hanno insinuato che si tratti proprio di un lavoro fatto con l'intelligenza artificiale. Ovviamente lo smentiamo, però perché allora, William, è arrivata questa insinuazione, questo dubbio? C'è la possibilità che sia veramente così? Sì, c'è la possibilità, ma allo stesso tempo in questo caso la vedo molto, 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 molto dura che sia intelligenza artificiale, non per lo strumento e la finalità, ma perché fondamentalmente è sempre una, tra virgolette, stiamo parlando sempre della Casa Reale, quindi di conseguenza diventa difficile creare un fake a che pro, per che cosa? Anzi, secondo il mio punto di vista, questo tipo di esternazioni condotte con una macchina comunicativa preparata portano a un così posso dire, consenso ancora nei confronti della famiglia reale. Infatti su X, su Twitter,
questo video ha avuto 2,5 milioni di visualizzazioni. Capite benissimo che è una roba impressionante. Cosa vuol dire questo? Che si può fare sì, ma in questo caso secondo me non c'è. Secondo me. Ok, quindi insomma lo smentisci anche tu, ma perché questi dubbi sono arrivati anche da noi in Italia? Perché lo sai sicuramente molto bene, per la Casa Reale, prima del video di Kate Middleton, sono state giornate complicate, perché l'assenza della stessa principessa, le foto poi pubblicate, poi detto era un'aggiunta, Kate Middleton non era realmente lì in quella foto, era un'aggiunta che ora si può fare facilmente al di là dell'intelligenza artificiale, però quella foto non era vera, e tante foto legate a una presenza di Kate Middleton in realtà assente per motivi di salute, hanno fatto venire sospetti anche a Londra per quanto riguarda questa gestione. E allora come mai prima di questo video ci sono state queste settimane in cui Kate appariva ma non era realmente lì e l'intelligenza artificiale la posizionava in quelle foto? Che è successo? Sì, diciamo che questa tua analisi è correttissima, ma in questo caso parliamo comunque di un video che praticamente va a comunicare un qualcosa di reale, comunque di un fatto oggettivo. Mentre per quanto riguarda le fotografie contestate, che sono quelle con i figli, con la famiglia sostanzialmente, lì sì, è vero, è accurato che è una sorta di montaggio video, chiamiamolo così. Di conseguenza quello sì è corretto, ma il video attuale, che il 90% delle persone va a dire è fatto con l'intelligenza artificiale e quant'altro, non, secondo il mio punto di vista, assolutamente un fake. Anzi, ribadisco, mediaticamente si può ripercorre contro questa specie di video qualora fosse un fake, ma non lo è. Cioè, è una follia che una casa reale va a fare una cosa del genere. Io lo vedo molto folle. Mentre ribadisco e confermo, per quanto riguarda le fotografie con la famiglia, le sì sono ritoccate da un'intelligenza artificiale o da un programma di fotomontaggio. Ok, allora su questo punto ti chiedo semplicemente il perché. Era un'illusione, cioè garantire al popolo britannico, che ora noi insomma conosciamo benissimo l'affezione totale, la devozione che il popolo britannico ha verso la monarchia, è uno dei motivi anche laterali se non principali del concetto di Brexit, dei referendum legati all'indipendentismo scozzese, insomma al di là di questo, ok, va bene, il popolo è devoto al Regno Unito e il Regno Unito voleva dare un'immagine di serenità e di tranquillità, ma in questo mondo perché andare a truccare una foto quando ormai anche un principiante dell'individuare se una foto è vera o no riesce a capire che effettivamente c'è una sostanza dietro gli scatti? Questo è corretto il tuo ragionamento, ma io l'analizzo su un altro aspetto, nel senso che loro in questo momento, oltre a Kate, hanno comunque Carlo, che nelle stesse condizioni, stessa problematica, quindi capisci bene che se nel momento in cui per tanti mesi questi due attori della Casa Reale, attori nel senso tra virgolettato, di questo contesto della Casa Reale, non si espongono mediaticamente, non vanno in giro per le manifestazioni e quant'altro, capisci benissimo che tu al popolo devi rappresentare qualcosa. Forse c'è stato un abuso, secondo il mio punto di vista, nel dire tanto non capiranno mai se è un montaggio, se è un fake o quant'altro, e come dici tu giustamente, oggi i giovani capiscono subito, anche perché nascono con queste tecnologie, e forse lì c'è stata, tra virgolette, un azzardo, sicuramente sì. Però io capisco anche la loro, diciamo, condizione nel rappresentare un qualcosa che devi rappresentare. La monarchia si vive così, comunque vivono su questi contesti, su queste condizioni. Di conseguenza cosa vuol dire? Che praticamente tu devi, in quel contesto, hanno dovuto portare fuori queste immagini. Io la vedo così, non è, mi dirai, è uno scandalo? Nì, perché non è, alla fine non è un'immagine che sta facendo chissà che cosa, cioè non è un'immagine di Kate che incontra il Papa mentre sappiamo che è all'ospedale. Alla fine è un'immagine di lei che sta in casa con i figli, in quel contesto, che sia un'immagine manipolata, sì, corretto, però comunque sta in casa, sapendo già a livello di percezione della popolazione che sa già che lei sta male, perché comunque il segnale l'aveva dato. Nel momento in cui tu per 2 o 3 mesi sparisci, non è che uno sparisce così perché ha voglia di sparire, insomma, esatto. Questa è la realtà. Esattamente, questo è il tema principale, noi lo ampliamo grazie al lavoro della nostra redazione che ci porta ovviamente a snocciolare varie tematiche collegate alla questione principale, e lo facciamo con i nostri servizi che ci portano dentro vari argomenti, uno dei quali collegato all'ansia da social media. Prego regia.
Le problematiche conseguenze dei social network stanno risvegliando qualche governo. In Florida è stato vietato l'utilizzo di piattaforme social ai bambini e ai ragazzi di età inferiore ai 17 anni, indipendentemente dall'approvazione dei genitori. La Camera dello Stato americano ha approvato come disegno di legge tale misura, considerata di massima priorità per il portavoce dell'Assemblea. La norma passa con 106 voti a favore e 16 contrari. È previsto l'obbligo per le piattaforme di social media di chiudere i profili dei soggetti di età inferiore ai 17 anni e di utilizzare sistemi di verifica di terze parti per escludere i minorenni. Anche New York ha fatto causa ai social, tacciandoli come un vero e proprio pericolo per la salute mentale. Così il Regno Unito, che sta progettando di vietare i social ai minori di 16 anni. Nel frattempo, Bruxelles ha annunciato che la Commissione europea ha inviato indagini di non conformità nei confronti di Alphabet, la società madre di Google, Apple e Meta, ai sensi del Digital Markets Act, DMA. La DMA è una normativa UE che affronta la concorrenza nello spazio digitale. Le aziende in questione, essendo in posizione dominante, devono garantire la concorrenza. Per quanto concerne Alphabet, la Commissione è preoccupata per le restrizioni ai costi imposti dal suo App Store, che impediscono agli sviluppatori di app di indirizzare i consumatori verso le offerte esterne. La Commissione sta anche indagando sulla priorità di servizi di ricerca verticali di Google. Preoccupazioni simili nascono per Apple. Per Meta, invece, si indaga sul modello che o acconsenta all'utilizzo dei propri dati per pubblicità mirata o permette di pagare per non avere pubblicità. Rischio anche per l'esistenza di TikTok negli States, che temono per la sicurezza nazionale a causa dell'azienda madre del social controllata dal Partito Comunista Cinese. I tempi sono duri non solo per i social, ma anche per la salvaguardia della sempre più fragile salute mentale, concorrenza del mercato e democrazia nell'era contemporanea. Grazie mille a Ludovica Iacovacci per il servizio, che ha un elemento politico non da poco. Cerco un attimo di addolcirlo, William, raccontandoti della mia esperienza, del mio caso. Cosa è successo qualche giorno fa? Io usavo TikTok fino a praticamente 3 giorni fa. Mi sveglio la mattina tranquillissimo, dovevo andare a lavoro come tutti i giorni. Io mi sveglio, prendo il telefono, i primi messaggi, le prime risposte, e entro un attimo su TikTok, ma giusto un attimo. Comincio a scrollare video, come scrollo, guardo l'orario, sono passati 25 minuti e io ho deciso, basta, stop, tolto TikTok e ho disinstallato l'app dal telefono. Ok, perché questo ci fa capire una cosa, questo è un caso mio specifico, ma c'è molto di più dietro un social. Io mi stavo rendendo conto che da un certo punto di vista stava crescendo in me non una dipendenza, ma una sorta di assuefazione da questo social. L'ho tolto e adesso, insomma, siamo in un contesto globale che lo leva, lo aggiunge e addirittura a volte lo banna proprio, William. Allora, il ragionamento che hai fatto tu, anzi la tua esperienza è stata è quello che succede un po' a tutti, attenzione, non sei l'unico. Sì, sì, ma certo. nel momento in cui tu riesci a dire stop è perché tu hai una consapevolezza dello strumento e del mezzo. Io mi metto sempre nei panni dei tredicenni fino a 23-24 anni dove la consapevolezza non esiste. Come fai a dire stop? Il problema qual è? Secondo il mio punto di vista è giusto lamentare normale, ma da qui a normare un utilizzo, a bannarlo, voi capite? Certo. A questo punto adeguarsi alle regole cinesi, come dico sempre, no? Questo lo utilizzi se è validato da me, altrimenti no. Allora, nel momento in cui c'è questo approccio, secondo il mio punto di vista, con le nuove generazioni, è totalmente sbagliato. L'approccio deve essere costruttivo e non distruttivo, far capire che quello strumento può creare, chiamiamole virgolettate, dipendenze, ma allo stesso tempo quello strumento può darti tanti benefici lavorativi, professionali, culturali, a seconda di come lo utilizzi, perché a seconda di come lo utilizzi l'algoritmo identifica il tuo target, la tua polarizzazione di che cosa devi vedere o visionare. Questa è la realtà. Nel momento in cui non si presentano queste condizioni nell'utilizzo non dei social, di tutti gli strumenti digitali, allora è inutile fare le regole che non riusciamo a rendere, perché il bannare vuol dire, secondo il mio punto di vista, che tu Stato non riesci a risolvere il problema e per tagliare la testa al toro dici lo togliamo, ma non funziona così. Ricordiamoci che TikTok ha oltre 1 miliardo di utenti, Meta ne ha oltre 3,
oltre il 50% della popolazione è sui social network. È inutile che ci siamo attorno. Sai qual è il fatto, William? Io penso sia anche una questione che va oltre i social. I divieti non hanno mai portato a nulla se non alle guerre. Esatto. Questo è un discorso che penso universalmente. Mettere un divieto in ambito religioso o imporre un qualcosa in ambito religioso, sociale, continuavo, in ambito lavorativo, i paletti nella vita, anche nelle coppie, nelle relazioni tra gli amici, portano a conflitto. Io ho scelto arbitrariamente di installare TikTok e ho scelto arbitrariamente di disinstallarlo. Ma mettere un divieto è un motivo politico, cioè non è un caso che gli Stati Uniti dicano stop a TikTok perché è un social cinese, non è un caso, è là il problema. Infatti è un motivo di guerra tra gli Stati Uniti e Cina, ma la guerra non è solo tra Stati Uniti e Cina, sostanzialmente che questi social, di questi canali di comunicazione ci sono miliardi di informazioni dei singoli utenti, pregi e difetti. E io capisco benissimo questa posizione politica di mettere regole, che sono a favore, cioè sono giuste le regole, ma non bannare, scusatemi, lo strumento in questo caso. È assolutamente una forma che tu manifesti al popolo, al ragazzo, al giovane, dicendo: siccome non ho le competenze, non riesco a fare nulla, te lo tolgo direttamente. È come un giocattolo per un bambino, diciamo di 2 o 3 anni, ma non può funzionare così. Al bambino di 2 o 3 anni devi far capire che quel giocattolo lo può utilizzare in determinate fasce orarie della sua quotidianità, a determinate condizioni. Non puoi bannarlo. E se no, il rischio è l'effetto opposto. Allora, abbiamo altri 5 minuti, altri 2 servizi da mostrare, quindi direi, regia, procediamo subito con il prossimo, che tra l'altro è sullo stesso filone narrativo che abbiamo toccato fino a pochi secondi fa. Prego. Utilizzare i social network nel letto o prima di andare a dormire non è una buona idea, soprattutto se a farlo sono i bambini, che di regola sotto i 13 anni non sono proprio ammessi a queste piattaforme. Un assunto che viene consolidato da una recente ricerca di The Montfort University Leicester del Regno Unito, secondo cui il 12,5% dei ragazzi di 10 anni perdono una notte di sonno ogni settimana per controllare le notifiche in arrivo da TikTok, Snapchat e Instagram. A condurre lo studio è stato il docente di psicologia, il dottor John Shaw, che ha analizzato il comportamento di 60 preadolescenti provenienti da diverse scuole e città nel Regno Unito. Il gruppo ha dormito in media 8,7 ore ogni notte, meno delle 9-11 ore raccomandate per quella fascia di età dai Centers for Disease Control and Prevention. La maggior parte ha ammesso di aver utilizzato i social media per più di 4 ore al giorno, con 2/3 che hanno affermato di utilizzarli proprio prima di coricarsi. TikTok per il 90% di loro, poi Snapchat per l'84% e Instagram per poco più della metà degli intervistati. Shaw ha descritto i risultati. Il timore di essere estromessi, che è amplificato dai social media, sta influenzando direttamente il sonno dei più piccoli, che vogliono sapere che cosa stanno facendo i loro amici, ha affermato. E qua entra un discorso che dicevi poco fa, William, la consapevolezza dello strumento, perché poi subentra anche la logica del controllo. Questo servizio ci parla chiaramente delle questioni legate all'utilizzo dei social prima di andare a dormire e anche le conseguenze. Assolutamente sì. Voi immaginate praticamente che questi dati, ragazzi, in generale, queste 4 ore giornaliere che il servizio stesso ha manifestato, rappresentato, capite benissimo che sono informazioni di quel ragazzo che oggi ha 13 anni, domani ne avrà 40, e il canale di comunicazione, il social, la società che c'è dietro, avrà le sue informazioni, i suoi gusti, i suoi pregi, i suoi difetti. Cosa vuol dire questo? Che alla base di tutto questo, secondo il mio punto di vista, è che vogliamo trovare i ragazzi, sì, corretto, con delle regole, perfetto, lo strumento lo lasciamo così com'è, ma dobbiamo mettere delle attività scolastiche che permettono a loro di anche svagarsi, perché è normale un ragazzo che sta a casa, cosa deve fare se da solo? La domanda nasce spagna. Allora il problema è anche dare stimoli, però, in questo caso, William, cioè appunto far sì che il ragazzo non abbia soltanto il cellulare come punto di riferimento principale, ma che intorno a lui abbia stimoli diversi. Assolutamente sì, magari quello che legge sul dispositivo, cercandolo su internet, sui social, volete voi, far sì ci si
decenti, la scuola stessa, secondo il mio punto di vista, che dica: guarda che quello che tu hai letto in parte è corretto e in parte è sbagliato, e ti dimostro il perché. Nel momento in cui tu vai a creare una sorta di, chiamiamola, competizione tra le notizie sui social e quello che è la realtà magari scolastica, capisci benissimo che ragazzo è uno stimolo, perché comunque apprende delle cose e sta sempre a macinare con la sua testa, ed è un confronto costante con se stesso per la crescita culturale. Bravo, ma esatto. Mettere, ribadisco, torno a bomba su questo, vai. Mettere regole, mettere, bannare i social network o gli strumenti digitali, dove tutto passa. No, ma anche perché ha una sua utilità, capisci? Io sono molto d'accordo con te sul punto di vista del no al ban totale, però sono anche di un'idea. Noi parliamo spesso di mettere nella scuola l'educazione affettiva, io sono d'accordissimo, ma perché non organizzare un corso sull'educazione tecnologica in classe? Cioè dire al ragazzo: lo strumento social va bene, usatelo in questo modo, perché io, grazie a X o Twitter, come preferite, trovo una marea di notizie. TikTok invece, insomma, il rischio è che sia dispersivo, usatelo in questo modo. Instagram, usatelo nel modo di trovare dei contatti. Cioè, nel senso, creare un'educazione tecnologica che sia costruttiva per gli studenti. Assolutamente sì, è correttissimo, ma questo dipende moltissimo da che cosa? Dalla preparazione di base dei docenti pronti a queste tematiche. E oggi sappiamo benissimo che la preparazione di base dei docenti, non quelli neoassunti, perché fortunatamente è un'altra generazione, è molto scarsa sotto queste tematiche. Quindi ecco perché ribadisco sempre più importante la scuola, che al docente attuale, anche quello neoassunto o quello, diciamo, di vecchia data, chiamiamolo così, si debba affiancare una figura esperta in queste tecnologie. Uno, mobile welfare nazionale, comunque con occupazione, e due, dai delle certezze, perché allo stesso tempo tu puoi continuare a insegnare con quel professore, quel docente che ha una metodologia magari non digitale come quella di oggi, ma parallelamente c'è un qualcuno esperto di digitale che con degli strumenti di realtà immersiva interattiva ti dimostra quello che analogicamente il docente ha rappresentato. Semplice. Affiancare, insomma, al docente una figura di esperto. William, purtroppo ti devo salutare, ma tanto ci vediamo il prossimo mercoledì con altri approfondimenti. Un abbraccio e buona giornata. Ciao, grazie.